Buonasera e ben ritrovati dagli studi di Plaza Placheda in diretta con speciale elezioni amministrative. Questa sera presenteremo la lista Bormio 5.0 di Silvia Cavazzi, il candidato a sindaco è già qui con noi, buonasera e benvenuta. Buonasera. Grande emozione per questa serata, per la presentazione della vostra lista che si è messa in gioco per queste elezioni, per questo rinnovo a grande sorpresa senza l'amministrazione uscente. Siete l'unica lista candidata e avete quindi una grande responsabilità. Come ci si sente? Allora, direi bene ma anche emozionati, ecco. Aspettavamo da tanto questo momento perché anche nell'aprile scorso sembrava che appunto dovessimo presentare le liste e poi c'è stato questo slittamento su ottobre e, per cui il nostro gruppo in realtà è da un po' che è pronto per questo momento. Il gruppo si è formato attraverso degli incontri formativi che abbiamo svolto durante gli ultimi 2 anni, ci siamo organizzati in modo da arrivare il più preparati possibile. Poi per carità ci sarà sempre l'evento imprevisto piuttosto che la preparazione ancora da completare, però abbiamo cercato di dare del nostro meglio per cercare insomma di essere preparati. Avremmo voluto avere qui con voi il candidato magari o la candidata di un'altra lista, magari il sindaco uscente, il dottor Volpato, che però già da tempo aveva manifestato l'intenzione di ritirarsi. Certo è stata una sorpresa, ve lo aspettavate? Ma io sinceramente pensavo anch'io di avere sicuramente almeno una ma anche 2 liste concorrenti, ecco, questo era un po' quello che era la sensazione nel paese, per cui è stata un po' una sorpresa per tutto il nostro gruppo quella poi di trovarci da soli. A questo punto quello che è importante per noi è comunque presentare alla cittadinanza quello che è il programma che abbiamo preparato. E poi anche informare i cittadini sull'importanza del raggiungimento del quorum, perché a questo punto non abbiamo più una sfida, diciamo, tra candidati sindaci e liste, ma a questo punto diventa proprio un'azione di informazione, di comunicazione da parte nostra per fare in modo che la gente sia consapevole di quello che è il programma che abbiamo preparato e che vada a votare. Ecco, questo è proprio l'obiettivo di questi giorni, proprio quello di informare. Il quorum è fissato al 40% degli aventi diritto al voto e di questo 40% il 50% più uno devono essere voti validi, quindi questa è l'informazione che stiamo cercando di far passare il più possibile, altrimenti andiamo incontro a scenari, diciamo così, non previsti, ecco, e che possono essere anche dannosi per la località. Quindi il vostro vero avversario sarà il commissario? Sì, diciamo che è una lotta sul quorum, ecco, non tanto sul un confronto tra cittadini e tra liste, ma diventa proprio un po' un discorso di comunicazione di quello che noi abbiamo preparato. Certo, ma sì. Naturalmente credo che tutti vorranno scongiurare questa ipotesi. Spero di sì. Bene, allora... Dottoressa Silvia Cavazzi, dottore commercialista, presente. Un curriculum decisamente importante, quindi dottore commercialista, professore a contratto, consulente tecnico, revisore legale, capo servizio amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio, docente a tempo determinato anche all'Istituto Alberti, che un tempo era Leibniz, dove ha anche studiato, segretario della casa di riposo Villa Il Sorriso, e poi insomma gli incarichi che ha avuto nella sua carriera sono davvero tanti, direi che questi sono quelli più importanti, ma poi magari qualcos'altro uscirà nel corso del nostro confronto, del nostro dialogo.
Ma vorrei anche partire dalla sua precedente esperienza, perché tanto tempo fa ha già avuto un'esperienza in amministrazione, quindi non è propriamente a digiuno. Sì, ho fatto nel 96 mi sono candidata come appunto consigliere comunale e ho fatto il mandato 96-2001. I primi 18 mesi li ho fatti come consigliere comunale, poi essendo rientrata a vivere a Bormio, perché all'epoca appunto vivevo a Milano, sono anche stata coinvolta nella giunta e sono stata incaricata come assessore al bilancio e alle società partecipate. All'epoca ero anche molto giovane, perché insomma avevo 24 anni nel 96, e è stata un po' così un'esperienza interessante, formativa, ma devo dire che è stata molto impegnativa, perché dovevo imparare tutto ed è stato davvero una cascata di cose da leggere, da imparare, da fare, a relazionarsi con la gente. Non è stato semplice. Mi ha permesso però di imparare velocemente, perché poi sul campo era necessario farlo. Ad oggi metto a disposizione un'esperienza sicuramente più ricca, perché in questi 20 anni, 25 anni, ho accumulato una serie di esperienze professionali che adesso ho elencato, e anche a livello personale, cioè ovviamente sono maturata in modo diverso, adesso ho anche due figli, ho una famiglia, all'epoca invece avevo appena finito gli studi, ero motivatissima nell'iniziare il lavoro, insomma diciamo prospettive diverse, ecco. Ad oggi svolgo principalmente la professione di dottore commercialista e revisore enti locali e revisore contabile. Questa è la mia attività principale, ho lo studio Bormio, ho dei collaboratori, ho uno studio strutturato e da circa 20 anni, ecco, 18-20 anni faccio questo. In precedenza ho svolto anche attività di lavoro dipendente in enti pubblici, piuttosto che anche di docenza, perché ho fatto delle collaborazioni con l'Istituto Alberti, all'epoca appunto, come ha detto, si aveva un'altra denominazione, comunque l'Istituto di Bormio, solo delle supplenze, ecco, però andiamo indietro diciamo di qualche anno, ecco, su queste esperienze. Recentemente invece ho avuto la possibilità di collaborare con l'Università di Milano per un corso di economia aziendale per la Facoltà di Scienze Politiche. È stata un'esperienza interessante l'anno scorso, nel primo semestre dell'anno accademico 2021. Insomma, tantissime esperienze, ma oltre a quelle di dottore commercialista, di docente, anche tanti incarichi in amministrazioni, in enti, in realtà del territorio che insomma ci fanno comprendere come abbia sempre incassato la fiducia del territorio. E anche sì, diciamo che fanno sempre parte dell'attività professionale, ecco, però alcuni incarichi hanno anche una valenza che devo dire un po' più di tipo pubblico. Se penso all'incarico in Bormio Terme SPA come membro del consiglio di amministrazione, che ho appena terminato appunto per dare spazio a questa nuova esperienza che abbiamo intrapreso con la candidatura della lista. Ecco, l'esperienza su Bormio Terme è stata veramente interessante e formativa. Ho iniziato nel 2017 su nomina della Comunità Montana e con il gruppo, prima guidato da Emilio Triacca, dall'ingegner Triacca, poi da Naide Falcione, che è la nostra attuale presidente, abbiamo lavorato parecchio per diciamo, riportare la società ad un equilibrio economico positivo, e questo era uno dei nostri obiettivi prioritari. E poi a seguire abbiamo lavorato molto sul piano di riqualificazione e sviluppo, che
poi nel ruolo di sindaco, se tutto andrà come da programma, sarà nostra intenzione riportare, proseguire proprio nella progettazione e nella realizzazione del progetto di riqualificazione, una delle priorità del programma del gruppo. Parla e scrive ben tre lingue, credo che questo sia... E facciamo due, dai. La terza, diciamo, a livello elementare, si cita per... Perché bisogna perché, metterlo in diciamo, beh, insomma, scolasticamente... Tedesco, inglese e francese, inglese, me la cavo, insomma, sì. Non è considerato... il tipo di incarico a cui ambisce quello di sindaco, non sempre sì. I sindaci hanno comunque tutte queste competenze, mi sembra soprattutto in quest'epoca assolutamente sì. Necessario, quindi le lingue, ma non solo. Mi ha molto colpito, devo dire, anche leggere e scoprire che è anche maestra di sci di fondo, che ha praticato sì. Come agonista per tanti anni, ma non solo, lei è anche maestra di snowboard. Mm. Esatto. La competizione nel sangue proprio. Ho fatto sì, questo cambio sullo snowboard in gioventù, ecco. Però principalmente la mia passione rimane sempre lo sci nordico. Ho praticato il fondo da quando ero bambina, dalla prima elementare con i corsi della scuola di sci. E poi ho avuto l'opportunità di mettermi in gioco un po' più seriamente con l'agonismo, con lo sci club Alta Valtellina, sono sempre stata in prima linea, poi col comitato Alpi Centrali, poi ho fatto parte anche della squadra giovanile, la leva giovanile dall'89 al 92. All'epoca era l'equivalente oggi della squadra C, ecco, ho avuto l'opportunità di allenarmi anche con atleti interessanti che hanno vinto molte medaglie, è stato bello, era un bel clima e comunque l'agonismo mi ha lasciato quella sana competizione che nella vita dell'atleta rimane sempre un po' di sottofondo anche quando non si è più atleti. L'agonismo sì. Forgia il carattere? Nel fondo soprattutto sì, direi proprio di sì, perché lo sport di resistenza, oltre alla, diciamo, l'adrenalina dell'agonismo che crea sempre un po' di tensione che bisogna gestire, c'è anche tutta la parte di resistenza fisica ma anche mentale, soprattutto sulle gare lunghe o sulle gare di tattica, devo dire che ha un ruolo determinante. Lo sport è considerato un'attività molto importante anche a livello manageriale, molti manager cercano e ambiscono a questi riconoscimenti come quello di diventare maestro proprio per dimostrare la propria resistenza, resilienza anche alle grandi sfide, anche ai grandi capi di Stato. Crede che sia davvero così importante oppure? Io credo di sì, perché è un giusto equilibrio tra l'attività professionale e il benessere psicofisico è importante. Io per anni ho fatto parecchio agonismo in gioventù, poi ho avuto anni in cui ho praticato molto meno sport perché ho dato priorità alla famiglia e al lavoro. Diciamo che recentemente mi sono rimessa un po' in forma e devo dire che si sta molto meglio, quindi avere un'attività alternativa è fondamentale, questo sì, e penso che anche per i nostri giovani avere delle opportunità nel paese di praticare sport con le associazioni che conosciamo sul territorio sono tante, sono anche molto attive e apprezzate. Direi che rappresenta una parte importante di quello che è lo sviluppo delle nuove generazioni su cui il programma del gruppo si è fondato. Noi quando abbiamo prodotto il programma ci siamo dati ci siamo ispirati a dei principi e tra questi principi c'è appunto l'attenzione proprio alle nuove generazioni. Lo sport fa parte di uno dei canali attraverso i quali le nuove generazioni possono trovare
completezza nella loro formazione. Bene, credo la seconda donna che ha osato sfidare la candidatura a questo ruolo così importante, che è quello del sindaco a Bormio, dopo la dottoressa Tradati. Sì, professoressa Tradati, sì. E, bene, quindi a questo punto vorrei anche conoscere gli altri consiglieri del suo gruppo per capire se anche tra chi si è candidato con lei vi sono altri candidati con esperienza in ambito amministrativo, oppure se per loro invece si tratta di una prima volta. È una lista civica, l'abbiamo detto in apertura. Sì. Allora, è una lista civica e all'interno della lista sono candidate persone, diciamo, tutte nuove dal punto di vista amministrativo. Alla prima esperienza. Alla prima esperienza abbiamo un candidato che è Oscar Cola, che svolge appunto la professione di geometra a Bormio, che ha svolto un mandato come consigliere di minoranza, però gli altri sono tutti, diciamo, nuovi su questa posizione di amministratore, candidati come amministratore pubblico. L'età media del gruppo è di 42 anni. Lei è abituata a fare i conti? Io alzo la media, mi spiace, faccio parte di quelli che... Purtroppo mi piacerebbe avere ancora 42 anni, ma insomma, vabbè, comunque alzo la media, ne ho 49, non è un segreto. Andiamo dai 21 ai 63. 21 anni, abbiamo Sofia Lanfranchi, molto giovane, studentessa, studia scienze turistiche a Milano Bicocca e in questo momento sta facendo un'esperienza all'estero, è appena partita. La sua candidatura l'abbiamo presentata il 3 di settembre, poi il 7 di settembre è partita per la Spagna. Tornerà fra 6 mesi, è comunque in contatto col gruppo perché gli strumenti informatici, telematici adesso permettono anche questo, per cui questa distanza non ci spaventa. E Sofia è proprio la millennial del gruppo. Poi andiamo sulla più, diciamo, saggia, perché questo è il termine che mi piace dare a chi va un po' più su con l'età, che è Paola Romerio Bonazzi, che si occuperà nel nostro gruppo, si occuperà di cultura. Poi abbiamo Monica Clementi, Roberto Clementi, Loris Praulini, Samantha Antonioli, Licono Sertorelli, Francesco Boscacci, Dario Dazzanche, Emilia Pedranzini e Matteo Compagnoni. Ecco, di questi candidati alcuni avranno la possibilità di essere qui a Telemonteneve e quindi non voglio anticipare perché si presenteranno egregiamente o poi con lei sicuramente avranno la possibilità di esprimersi. Ecco, alcuni di loro invece avranno l'opportunità di presentarsi in presenza nelle serate che abbiamo organizzato a Bormio, così come troviamo sul sito del gruppo, che è www.5.0.it, c'è cioè la biografia di ognuno di loro. Di questi magari do un flash su quelli che non avranno lo spazio televisivo, quindi do un attimo una breve descrizione di quello che è la loro esperienza professionale. Monica Clementi è stata commerciante, attualmente è una libera professionista. Roberto Clementi è un commerciante di Bormio del settore alimentare. Loris Praulini è un giovane ingegnere, anche lui 25 anni, titolato, appunto, laureato da poco, quindi si occuperà di territorio e ambiente. Poi abbiamo Matteo Compagnoni che si occupa sia di turismo che di comunicazione digitale. È un giovane di 30 anni, anche lui laureato in economia e operativo nelle aziende di famiglia. Gli altri candidati invece, Samantha Antonioli e Nicolò Sertorelli, li vedremo più tardi. E altri quattro candidati invece verranno la prossima settimana, che sono Paola Romerio Bonazzi, Francesco Boscacci, Emilia Pedranzini
e Dario Dazzanche. Bene, ma come si è formato questo gruppo? Eravate solo voi, eravate un gruppo più allargato, per cui vi è stata anche ad un certo punto la necessità di scegliere, di dare un incarico a qualcuno in particolare in base alle proprie competenze, alle necessità del paese? Allora, il gruppo è attualmente più ampio rispetto a quello che vediamo dei 12 candidati. Alcuni che non troviamo candidati sono però stati molto attivi nella produzione del programma e nella condivisione dei progetti e saranno comunque di supporto alla lista in molti modi che sono anche molto importanti all'interno dell'attività amministrativa del Paese. Ricordo i ruoli nelle società partecipate devono essere svolti da persone che non hanno un ruolo di consigliere comunale perché appunto è un elemento di incompatibilità, però sono persone che hanno condiviso con noi il programma per cui un domani non saranno completamente estranei da quello che è stato il percorso che abbiamo fatto. Nel gruppo si sono anche avvicendate delle persone che inizialmente hanno fatto parte, hanno partecipato per un po', poi per mille motivi hanno rinunciato, lasciato. Spero comunque di avere la loro collaborazione anche come supporter, piuttosto che in caso di su specifici argomenti, secondo le competenze, perché comunque se penso a questo mandato amministrativo ci sarà moltissimo da fare, quindi bisognerà essere molto attivi e per essere attivi e veloci ma anche molto efficienti ed efficaci sull'azione territoriale bisogna anche avere la massima collaborazione del Paese. Certo. Bormio 5.0, uno sguardo oltre, sicuramente più avanti di Livigno che ha scelto. Ma su questo ci siamo fatti subito una risata io e il candidato di Livigno, perché appunto ci siamo Bormio sempre più avanti? E sempre diciamo che dobbiamo un po' recuperare, quindi ci siamo portati avanti col nome per ecco. Però effettivamente ci siamo fatti una risata perché io non conoscevo il nome della lista di Livigno, lui non conosceva il nome della nostra lista perché l'abbiamo tenuto segretato fino all'ultimo e poi effettivamente è stato così divertente. Curioso. Sì, è curioso scoprire che in fondo abbiamo pensato tutti e due alla stessa cosa e io mi sono buttata diciamo un passo più avanti così perché di fatto dietro questo numero 5.0 c'è il concetto proprio dell'innovazione che deriva proprio dall'ambiente delle imprese con cui io faccio tutti i giorni lavoro. Quindi mi piaceva il fatto di dare uno step in più al 4.0 che rappresenta però il presente, i beni interconnessi, i beni più moderni, quelli che oggi nel mondo delle imprese sono il top, diciamo, dell'innovazione. Quindi mi piaceva questa idea di dare questo slancio in avanti e poi sul numero 5 noi ci abbiamo costruito un po' tutto un gioco che perché 5 sono i reparti di Bormio, 5 sono i cerchi olimpici, sono i 5 anni di mandato, sono i 5 anni di lavoro che ci separano da oggi all'evento del 2026 e 5 sono anche i principi ispiratori del programma. Ah, interessante, questi magari li presentiamo subito, ce ne vuole parlare? I principi ispiratori del programma sono rappresentati da 5 parole chiave che in alcune occasioni ho già illustrato sulla stampa piuttosto che in altre occasioni di confronto. Partiamo dalla partecipazione, poi abbiamo principio dell'innovazione, nuove generazioni, ambiente e sviluppo. Questo è un po' un filo conduttore che ne manca uno.
Abbiamo detto la partecipazione, l'innovazione, la new generation, ambiente, sviluppo. Io ne ho contati 5. Ah, ne avevo già aggiunto uno, 6. Ah, ne abbiamo aggiunto uno? Ne ho aggiunto uno così in più. Sentiamo. Ecco, magari... Però è fuori dal numero 5, quindi... È fuori dal numero 5, va bene. Dovremmo 6.0, magari ci pensiamo per il prossimo mandato. Magari sarà la sorpresa di questa campagna. Ok. Il tema che abbiamo scelto insieme per questa sera è quello del turismo delle Olimpiadi, un tema per voi centrale. Sì. Devo dire che quando ho sentito turismo e Olimpiadi come tema mi sono piacevolmente sorpresa, perché proprio in questi mesi, in questi ultimi anni di turismo e di Olimpiadi con Bormio si faticava a parlare. Sì, si è faticato a parlare. Sì. Magari in realtà ne parlavate, era più... Ma diciamo che io non facevo parte, perché non facevo parte, diciamo, dei tavoli ufficiali di confronto, però questo che mi sta dicendo non è una novità, perché comunque anche al nostro gruppo è arrivato questa sensazione che Bormio fosse un po'... assente in certe situazioni, un po' meno incisiva rispetto ad altri, e quindi ha dato un po' l'impressione di essere assente. Per quanto riguarda la nostra posizione su questi argomenti è estremamente diversa. Vogliamo essere attivi, propositivi, e vogliamo assolutamente essere attori protagonisti di quello che sarà il grande evento del 2026. Sono consapevole, tutti noi siamo consapevoli, che non possiamo perdere neanche un giorno di lavoro, perché manca poco, dobbiamo capire ancora lo stato di fatto di alcune situazioni che non sono così rese pubbliche, per cui potremo capirle solo nel momento in cui saremo nella posizione di poter vedere anche i fascicoli, parlo di progettazione di opere piuttosto che proposte già avanzate agli enti sovracomunali. Sappiamo che non c'è tempo da perdere assolutamente. Vogliamo essere collaborativi con tutto quello che con tutti gli attori di questo grande opportunità, io la voglio definire una grande opportunità per il paese. Ma cioè sarà un'opportunità per creare qualcosa di straordinario o per gestire l'ordinario? Allora, sarà una grande opportunità per la località, non solo per i giorni di straordinari di gare, di eventi che avremo nel 2026, ma per tutto quello che poi potrà rimanere sul territorio come strutture funzionali. Oltre a tutto quello che può essere il seguito di comunicativo, quindi il fatto che il nome della località può avere un richiamo di tipo internazionale, questo è da tenere ben presente e anche da comunicare e da tenere presente per quello che è la programmazione futura. E dell'evento olimpico. La collaborazione che è nostra intenzione attivare fin da subito è importantissima, sia per quanto riguarda la Regione, la Fondazione Milano Cortina, la FISI, il Comitato Olimpico e anche il comprensorio dell'Alta Valle. In particolare conto con il Comune di Livigno di avere un dialogo diverso da quello che è stato quello del passato. Se ricordo anche, vabbè, adesso si parla di 25 anni fa, però eravamo, se vuoi, un po' distanti, ecco, come azioni politiche, ecco, ognuno si faceva un po', se penso alla mia esperienza di amministratore nel precedente mandato che ho fatto, non abbiamo avuto grandi occasioni di confronto. Adesso è giunto il momento di dare una svolta anche su questo, perché
il nostro futuro non è un futuro solitario di Bormio da sola piuttosto che Livigno da sola e il comprensorio del bormese da solo, cioè è un lavoro che ritengo importante condurre proprio insieme, perché possiamo dare molto di più in termini di sviluppo e di opportunità di lavoro per il futuro e per i nostri giovani. Questa è una missione. Quindi crede che anche se spinte da anime diverse, in realtà come Livigno e Bormio potranno collaborare, potranno marciare insieme verso un futuro, insomma. Sì, io ne sono certa. Possiamo lavorare bene insieme perché tutti abbiamo bisogno di crescere e di dare il massimo per la nostra cittadinanza. Insieme possiamo sicuramente fare molto di più che non da soli. Certo, abbiamo dato l'opportunità ai nostri telespettatori di poter porre qualche domanda ai nostri ospiti, questa opportunità naturalmente estesa anche ai cittadini di Bormio. Abbiamo già una prima domanda e io vorrei subito proporla a lei, Alessandra. Chi ci scrive? Sì, buonasera a tutti, ci scrive il signor Luigi. Chiede a Silvia Cavazzi cosa ne pensa della nuova ed unica lista candidata e della gestione turistica di Livigno rispetto a quella di Bormio? Perché non pensare ad unire le forze in campo turistico, magari partendo con le attività che ci chiederanno le Olimpiadi? Allora, bene, proprio sul pezzo, direi centratissimo. Cosa penso dell'unica lista? È il gruppo di cui faccio parte, che ho collaborato a costruire. Per cui magari intendeva anche quella di Livigno. Ah, dell'unica lista di Livigno. Non lo so, okay. Quella di Bormio. Sul concetto dell'unica lista, spero di aver interpretato bene la domanda, mi ha fatto riflettere, perché comunque mi aspettavo anche su Livigno che ci fossero più liste, onestamente. Ci aspettavamo su entrambe le località una presenza almeno due, se non tre. Ecco. Il fatto che ce ne sia solo una un po' mi fa pensare che le responsabilità di questo mandato forse hanno un po' spaventato, perché non vi nascondo che anche noi non è che prendiamo questo mandato alla leggera, piuttosto come una passeggiata di piacere, senza sentirne tutto il peso. In realtà lo sentiamo, il peso delle responsabilità, delle decisioni che saremo chiamati a prendere. L'amministratore pubblico ha come dovere civico quello però di prendere le decisioni, per cui è chiamato a lavorare, quindi fa parte del gioco. Personalmente l'evento olimpico mi dà una motivazione e una carica che sinceramente mi dà anche la voglia di mettermi in gioco, e penso che la mia generazione ha anche il dovere di farlo, perché comunque dopo aver maturato un po' di anni di esperienza lavorativa è giusto anche metterla a disposizione non solo della propria attività ma anche degli altri. La domanda era anche sul settore turistico e delle organizzazioni turistiche. Sì, esatto. Ok, allora, per quanto riguarda l'organizzazione del settore turistico, abbiamo su Bormio delle novità, sul comprensorio di Bormio delle novità in arrivo, che non sono decise solo dal nostro gruppo, ma anche dall'attività che è stata portata avanti dall'amministrazione uscente e anche dalle amministrazioni dei comuni limitrofi. In quanto sta per essere trasferita l'attività di Bormio Marketing all'interno di una nuova società partecipata, di un soggetto partecipato esistente, che è stato recentemente adeguato ad assumere proprio la funzione di
società a servizio delle attività turistiche. Questa è la principale novità, diciamo, organizzativa. È chiaro che questo soggetto partecipato dovrà avere anche un'adeguata struttura. Struttura intendo un direttore di località e anche una struttura operativa adeguata a quello che saranno le esigenze di una località che si appresta ad affrontare un evento internazionale importantissimo, e quindi sarà tutto un po' da costruire. Questo non sarà semplice. Io conto proprio anche conto sulla collaborazione anche di chi ha più esperienza, e quindi sembra di ricordare che la domanda citasse anche l'organizzazione turistica di Livigno. Sappiamo tutti che APT Livigno è molto strutturata e organizzata, ha una storia che noi non abbiamo. Conto in futuro di poter collaborare per, diciamo, raggiungere quello che che sono gli obiettivi e l'organizzazione che Livigno ha già saputo dimostrare e che tuttora è lì funzionante da vedere. Ecco, APT Livigno si occupa della promozione turistica di Livigno, sì, e della Valle di Livigno. A Bormio è stata istituita Bormio Marketing per occuparsi invece del resto del territorio, quindi del bormiese, ma anche dei comuni limitrofi. Sì. Che fine ha fatto? Bormio Marketing è un'associazione e raggruppa, si occupa della comunicazione istituzionale turistica di Bormio, Val di Dentro, Val Furva, Val di Sotto e Sondalo, che fa parte, insomma, di questo è l'ambito d'azione di Bormio Marketing. Al momento Bormio Marketing non ha un direttore, perché il direttore uscente ha terminato la sua attività a settembre dell'anno scorso. Ha una struttura organizzativa di alcuni dipendenti che hanno maturato l'esperienza in questi anni, appunto, di funzionamento di Bormio Marketing. Manca, ecco, la figura trainante, e Bormio Marketing in questo momento sta per essere trasferita nel soggetto partecipato pubblico, che sarà una cosa che avverrà nelle prossime settimane. Cambierà anche denominazione? Questo non lo posso ancora prevedere, perché diciamo che sarà una delle decisioni da prendere anche con gli altri soci. Sì, perché questa società partecipata comunque non è tutta di Bormio, ma è un 25% Bormio e poi 25% gli altri comuni, che sono Val di Sotto, Val Furva, Val di Dentro. Sarà una delle decisioni da prendere insieme. Non mi fermerei solo al nome, che ha una sua importanza, però diciamo è un, diciamo, quello che si, come ci si presenta all'esterno, ma mi focalizzerei molto attentamente sui contenuti, quindi sul piano strategico, e anche e soprattutto su come verrà poi realizzato il piano strategico, perché ogni azione deve avere un suo oggetto, un soggetto, dei tempi, dei budget, altrimenti si perde qualcosa per strada. Quindi bisogna avere questo metodo, che sarà condiviso sicuramente con gli altri soci. Bene, naturalmente parleremo ancora di questo tema, ma abbiamo detto giochi olimpici come una grande opportunità. Vuole darci qualche indicazione in più su che cosa porteranno a Bormio nello specifico, che cosa si immagina porteranno o che cosa stanno già portando, perché non dimentichiamoci che proprio più di un anno fa, poco dopo la candidatura, già Regione Lombardia ha stanziato oltre 50 milioni di euro a favore di progetti pronti nel cassetto da rendere esecutivi, e quindi qualche opera è partita
o comunque è quasi cantierabile in Alta Valle. Ne abbiamo parlato proprio nella diretta di ieri qui con Livigno. Che cosa è stato fatto a Bormio, che cosa verrà fatto, che cosa è previsto? Allora, quello che è stato reso pubblico alla cittadinanza è che c'è una lista, è stata prodotta una lista di... della spesa? Sì, chiamiamola pure lista della spesa, una lista di esigenze e di opere che sono state valutate da un gruppo tecnico nominato dalla Giunta. Questo gruppo tecnico è stato nominato a febbraio 2021 e ha svolto un'attività di ricerca e di valutazione su quelle che potevano essere le varie esigenze sul territorio. Le opere che sono appunto che sono state poi deliberate dalla Giunta di Bormio sono state vagliate anche sulla base di esigenze portate avanti dalla FISI, dalla Fondazione Milano Cortina e dalla Regione. Quindi esigenze tecniche? Esigenze tecniche, esatto. A che punto siano gli sviluppi di questi progetti lo scopriremo nel momento in cui avremo la possibilità anche di accedere ai fascicoli, perché onestamente dalle delibere pubblicate non è comprensibile, ecco, quanto sia avanzato lo stato di preparazione, ecco, di queste opere. Ecco, vi sono tanti temi importanti che dovrebbero essere discussi o che probabilmente avete già discusso o presentato. Sicuramente, parlando di Olimpiadi, uno dei temi è quello dell'area sciabile, quindi lo sviluppo di questa, i collegamenti, la viabilità e poi naturalmente anche la mobilità sostenibile. Visto che ci sono rimasti pochi minuti, di questi temi che cosa vorrebbe affrontare e trattare ora per poi lasciare spazio ai suoi consiglieri che intanto si stanno preparando? Sì, allora, quando sento parlare di mobilità sostenibile mi viene subito in mente un grande progetto nel quale io ho creduto molto e continuo a crederci e che anche nell'ambito del gruppo abbiamo trattato. Parlo dell'ampliamento della rete ferroviaria. La mobilità sostenibile si completa e si concretizza nel momento in cui c'è la possibilità per il cittadino di poter muoversi in modo organizzato e strutturato su una rete ferroviaria ampia e il più possibile estesa. Con questo chi mi conosce sa già che sto pensando al tunnel ferroviario dello Stelvio. Nell'ambito delle attività che ho fatto negli ultimi anni, io ho partecipato a vari tavoli di lavoro con associazioni del versante lombardo e ho avuto occasione anche di interagire con associazioni sia della Val Venosta, quindi Alto Adige, che del Canton Grigioni. In questo momento c'è una discussione molto attiva tra Canton Grigioni e Alto Adige riguardo allo sviluppo della rete ferroviaria verso sud, quindi per noi verso nord. Può sembrare un progetto ambizioso, però se non cominciamo a parlarne, se non insistiamo, cioè se non portiamo avanti le nostre istanze, non lo vedremo mai. Quindi dobbiamo assolutamente essere partecipi e fare in modo che la politica, in questo caso una politica sovracomunale, perché non credo che il Comune di Bormio abbia la forza per poter fare il tunnel dello Stelvio, non è una competenza comunale, però è importante che noi facciamo sentire la nostra voce, che portiamo avanti questa istanza e insieme anche con le associazioni degli altri territori diventa una intenzione comune che può diventare anche realizzabile.
Ecco, abbiamo presentato anche il progetto Transdolomites proprio qui nei nostri studi, abbiamo parlato tante volte di questi ambiziosi studi che sono stati fatti per mettere in connessione i territori alpini. Sì, io faccio parte anche di Transdolomites e ho partecipato anche a varie situazioni con il Rotary Club Bormio Contea in vari tavoli di lavoro e di confronto con le realtà degli altri territori confinanti, perché uno dei temi di qualche anno fa era capire se anche le altre popolazioni limitrofe fossero interessate a questo tipo di progetto. E devo dire che l'interesse si è mosso. L'anno scorso, a settembre 2020, c'è stato un protocollo d'intesa firmato a Curon Venosta, molto interessante, tra Alto Adige, Regione Lombardia, Canton Grigioni e Tirolo Austriaco. Tutti hanno firmato questo protocollo d'intesa e tutti questi enti si sono dichiarati disponibili e interessati a sviluppare politiche di trasporto e mobilità sostenibile per le persone e di ampliare la rete proprio ferroviaria. Quindi siamo sulla strada che tutela l'ambiente, che permette però alle persone che vivono in montagna di potersi muovere con più agilità, con più facilità. E più collegamento vuol dire più sviluppo, più opportunità, più lavoro, più opportunità per le nuove generazioni. Ci tengo a sottolinearlo perché altrimenti ci troveremo con le montagne spopolate e questo non vorrei che succedesse. Bene, abbiamo già parlato di tanti progetti ambiziosi, oltre che presentato il gruppo, il tempo come dicevo è stretto, chiedo alla regia di confermarmi se faremo ora una pausa di 5 minuti e forse qualche minuto in più, ma restate con noi, subito dopo torneremo in diretta da Piazza Placheda per presentarvi Samantha Antonioli e Nicolò Sertorelli per parlare ancora di turismo e di Olimpiadi. A tra poco. Ben ritrovati, siamo in diretta dagli studi di Telemonteneve, seconda parte di presentazione della lista Bormio 5.0. Con noi abbiamo Samantha Antonioli, buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie mille. E Nicolò Sertorelli. Buonasera a tutti. Un piacere conoscervi, ospitarvi qui nei nostri studi, credo la prima volta. Confermo. Prima volta. Siamo emozionati tutti, perché comunque è sempre un momento davvero importante quello delle elezioni, della presentazione delle liste, dei programmi, e l'emozione cresce quando ci sono persone che si mettono in gioco per la prima volta e che pensano di dedicare tempo importante e prezioso alla vita del paese. È un po' questo anche il messaggio che avete pubblicato sui vostri social, il messaggio di un gruppo in gioco per il paese in cui credono, in cui operano con attività e passione. Samantha Antonioli, senza passione è difficile, vero? Senza passione non si fa niente, e devo dire che il motivo che ha spinto questa scelta di seguire il gruppo, di presentarsi alle prossime elezioni, è stato proprio quello di mettersi proprio in gioco e di dare il massimo per il proprio paese, per questo prossimo mandato che penso sia veramente importante. Nicolò? Beh, anche per me il mettersi in gioco, insomma, il cercare di dare un contributo al proprio paese, al proprio territorio, è stato un elemento fondamentale. Può sembrare banale come affermazione, ma per quanto mi riguarda è un percorso che è iniziato molto, molto tempo fa, che covavo da un po' di tempo e che oggi, insomma, ha trovato sfocio nella decisione di questa candidatura. Com'è stato il viaggio con questo gruppo?
Ma è stato molto stimolante, devo dire, perché per la prima volta che io sappia, insomma, sicuramente nelle recenti amministrazioni si è creato un percorso vero e proprio che è partito 2 anni fa. Io in realtà ho cominciato poco più di un anno fa a partecipare attivamente agli incontri con col gruppo, quindi c'è stato un processo di avvicinamento molto graduale che ha permesso al gruppo di avere delle idee condivise, comuni, di crescere e soprattutto di confrontarsi col territorio, con tutte le categorie del territorio per presentarsi con delle idee molto chiare e ben definite. Bene, poi vedremo quali sono queste idee. Samantha, imprenditrice, una donna sportiva, mamma, tanti impegni, ma anche la voglia appunto di sperimentare in questo ambito, anche se in realtà hai partecipato alla vita associativa del tuo paese, ti sei impegnata in tanti ambiti e in particolare vorrei ricordare il Comitato Olimpico, hai lavorato il comitato organizzatore della discesa libera di Bormio a cui hai lavorato per tanti anni. Esatto. Certo, conciliare tutte le cose, il lavoro, la famiglia non è facile, penso che sia un momento, i miei ragazzi sono un pochino più grandi, quindi è possibile, anche questo lo permette, non si poteva perdere il momento delle Olimpiadi, questo è stato forse lo stimolo più grande che ho avuto. E oltretutto l'esperienza che ho maturato col comitato organizzatore della gara di Coppa del Mondo e dei Mondiali del 2005 mi ha fatto capire come questi grandi eventi siano importanti per il paese. Sono convinta che non saremmo qua se non ci fosse stato tutto il passato che abbiamo avuto. Diciamo che la capacità organizzativa di Bormio in una gara di Coppa del Mondo è quasi famosa come la pista Stelvio, nel senso che abbiamo sempre avuto dei bravissimi organizzatori che ci hanno sempre creduto e siamo arrivati qua oggi. Quindi ecco, sono molto orgogliosa. Sono molto orgogliosa, lo dico sempre, di essere bormina, ma sono anche orgogliosa di aver partecipato a questo percorso. Esatto. Un percorso che ha portato, immagino anche per voi, con grande sorpresa, questa candidatura olimpica. Ricordo di aver fatto questa domanda tante volte agli organizzatori della gara di Bormio, se fosse possibile, auspicabile un evento di questa portata, e quasi con timore, mi era sempre stato detto i giochi olimpici sono una cosa troppo grande. Allora, io ho partecipato alla candidatura di Bormio a Miami prima, quando poi ci è stata assegnata, devo dire eravamo un gruppo molto motivato anche lì, avevamo Beppo Bonseri che ci seguiva, poi c'era Elia e Maurizio, devo dire che è stato molto emozionante e da lì si è creato il gruppo che ha portato avanti poi i mondiali. In questo caso è un po' diverso, quindi un po' capisco il paese che non ha capito subito le Olimpiadi, perché in effetti ci sono un pochino arrivata addosso e dobbiamo essere pronti adesso a portarla avanti. Però diciamo che in termini organizzativi Bormio non è mai stata seconda a nessuno, ha ospitato per decenni la gara regina dei giochi invernali e quindi diciamo che la pista Stelvio è veramente una grande pista, e anche a livello sportivo i direttori di pista, i direttori tecnici, i volontari che si prestano a lisciare le piste, c'è un grande fermento in quei giorni e c'è sempre il contributo di tutti. Forse abbiamo fatto sempre eventi più grandi di quello che forse un paese piccolo come Bormio poteva fare. Le Olimpiadi saranno un'altra grande sfida. Nicolò Sertorelli, un cognome importante per Bormio, che mi ricorda qualche campione, sei quindi un figlio d'arte? Sì, il nome riporta insomma ad una grande tradizione nel mondo dello sci, insomma, quindi sono piuttosto orgoglioso insomma di portarlo. Sicuramente i miei avi hanno fatto la storia di questo sport, quindi su tutti il più famoso è Giacinto Sertorelli, che ha vinto la prima medaglia dello sci alpino ai campionati del mondo nel 1937, ha partecipato anche alle Olimpiadi del 1936, e i suoi fratelli
fratelli, erano tutti fratelli di mio nonno Pierino, che era il più piccolo della stirpe, hanno partecipato anche alle Olimpiadi precedenti, ci fu Erminio, che fu addirittura portabandiera alle Olimpiadi del 32, e Stefano, che fece parte della pattuglia sempre nel 32, vinse la prima medaglia d'oro olimpica, che a quei tempi era dimostrativa, perché la pattuglia del fondo appunto non era ancora ufficiale. Anche il tuo un destino segnato, sei stato costretto a calzare gli sci e sì, con risultati decisamente più modesti, ma oggi cerco di portare avanti la tradizione di famiglia, portando avanti quindi le attività del appunto di famiglia in ambito turistico alberghiero, con la scuola di sci come fiore all'occhiello. Dunque, questa candidatura olimpica come è stata accolta da te in famiglia e anche all'interno del gruppo? Beh, sicuramente c'è stata un iniziale sentimento di gioia e quasi stupore, perché sinceramente nessuno si aspettava potessimo arrivare a tanto, anche se ovviamente quando la candidatura di Milano Cortina si è presentata, insomma, speravamo di poter essere dei protagonisti. Certamente il lavoro fatto negli anni, come sottolineato da Samantha fino adesso, ha dato grande autorevolezza al paese, al nostro territorio, e quindi crediamo che la scelta sia stata fatta anche in modo molto semplice. Anche nella famiglia Antonioli tanti sportivi. Parliamo di sport. Sì. Diciamo che la discesa libera è la pista, bellissima Bormio, bellissima Santa Caterina, è una tradizione per i bormini la discesa libera, lo è stato per mio padre che era Malanga Azzurra, per mio zio che è arrivato terzo a Kitzbühel negli anni 70 e per tanti atleti, da Deborah Compagnoni, Danilo Sbardellotto, Pietro Vitalini ovviamente, Franco Colturi, che sono tutti atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi. Siete diventati anche maestri, anche voi? Sì, siamo entrambi maestri. Anche questo è un destino segnato. Quindi da questo punto di vista vi sarete fatti anche un'idea di che cosa si dovrà fare anche per il settore giovanile da qui al 2026, ma anche in futuro, ci avete pensato? Allora, collaborare con le associazioni sportive penso che per l'amministrazione sia necessario. E il sogno, perché no, avere un atleta di Bormio o del Bormese o dell'Alta Valtellina ovviamente alle prossime Olimpiadi potrebbe essere un bel sogno e potrebbe essere anche realizzabile. Qualcuno nell'aria? Qualche osservato? Beh, ne abbiamo uno in casa sicuramente, perché la nostra candidata sindaco, insomma, è la madre di un ragazzo molto promettente insieme a tanti altri ovviamente. Quindi insomma è un grande sogno nel sogno, ma in tal proposito vorrei anche ricordare il progetto della scuola di Bormio, dell'Istituto Alberti, 7 indirizzi, scuola di montagna, un progetto condiviso, scuola e sport di montagna condiviso con il Ministero, con Regione Lombardia, con la Comunità Montana, che quest'anno si è arricchito anche del convitto. Esatto. Sarà sufficiente, sarà una garanzia per tutti questi sportivi, questi giovani che intendono inseguire il loro sogno e provarci? Allora, la scuola e il progetto che hanno portato avanti, devo dire, è veramente un bel progetto. Partecipano tantissimi ragazzi, tantissimi atleti. Dà loro la possibilità sia di praticare l'attività agonistica che di seguire i vari percorsi di studi, quindi non più solo un percorso, ma più percorsi di studi. Da quest'anno si è arricchito del convitto. Nei progetti nostri all'interno del programma sono quelli ovviamente di rendere questo convitto non una situazione temporanea come magari è stata pensata in questo momento, ma di creare un convitto che sia un convitto permanente, un centro di riferimento che potrebbe essere per gli atleti, e visto la topicità anche di come dove è sistemata Bormio eccetera, direi che può avere anche tanta ricettività, tanti atleti che ci possono partecipare. Che cosa si potrebbe fare in più per sostenerli?
Sicuramente il territorio si presta in maniera molto molto positiva alla crescita, quindi di atleti sia locali o di chi sceglierà il nostro territorio, insomma, per coltivare i propri sogni, perché posti come l'Alta Valtellina, dove sia possibile praticare praticamente 12 mesi all'anno tutti gli sport invernali, sono rari in tutto il mondo. Quindi la creazione proprio di un progetto e di un sistema scolastico che vada a supportare la crescita poi di questi ragazzi è assolutamente fondamentale. Ecco, una crescita che passa anche dalla scuola, ma non sempre è facile conciliare scuola e sport. Che tipo di esperienza avete vissuto voi e da questo punto di vista che cosa vi sentite di dire? Scuola e sport sono sempre difficili da conciliare, però io penso che uno studente sportivo che riesce a fare entrambe le cose, e solitamente l'organizzazione è una parte molto importante, il rigore anche, penso che abbia sempre una marcia in più. Lo sport ovviamente è importantissimo nella vita dei ragazzi e cercheremo sicuramente di potenziare questa cosa, sicuramente. Creare un gruppo, seguirlo con un unico club potrebbe essere una strada, soprattutto in chiave olimpica? Potrebbe essere una strada centralizzare il sistema di formazione, questo sicuramente. Abbiamo parlato prima delle associazioni sul territorio, le quali hanno una funzione sociale veramente molto, molto importante, quindi riteniamo che le associazioni debbano rimanere al centro del progetto e della formazione di tutti gli atleti. Centralizzare il sistema però potrebbe sicuramente portare un valore aggiunto e ottimizzare il lavoro di tutti quanti. Abbiamo parlato tanto di sci, naturalmente, perché siete portabandiera di questa disciplina, ma in realtà Bormio è stata terra e patria di molti altri campioni in altre discipline e oggi ospita tanti comitati, ospita per esempio spesso i velocisti del ghiaccio, altro fiore all'occhiello di questo territorio. E non dimentichiamo lo sci alpinismo, come gruppo ovviamente sosterremo e abbiamo solo bisogno di essere operativi, diciamo la candidatura, speriamo che la venue delle prossime gare anche la prima di sci alpinismo olimpica, speriamo sia Bormio. Se dovesse essere una località del comprensorio? Va benissimo, bellissimo. L'importante è che arrivi. Io personalmente penso che Bormio, all'Alta Valle, ci metto dentro anche Livigno, assolutamente. Cioè siamo parte della... O la Val Furba. Assolutamente, anzi ci siamo accorti quest'inverno, l'abbiamo detto tante volte, gli impianti di sci erano chiusi, abbiamo vissuto le valli dei comuni nostri confinanti, tantissimo, abbiamo visto dei posti bellissimi in Val Furba, in Val di Dentro, in Val di Sotto, e veramente facciamo parte tutti di un unico territorio. Avete calzato anche voi gli sci da fondo come hanno fatto a Livigno? In realtà no, quelli d'alpinismo. Quelli d'alpinismo comunque. Io li ho anche comprati. Abbiamo parlato del comitato organizzatore locale di Bormio. Appurata, rinomata la tradizione organizzativa per le gare internazionali a Bormio, ma in questo momento il fatto che non vi sia un comitato organizzatore locale può in qualche modo rappresentare uno svantaggio, soprattutto in questo periodo preolimpico? Diciamo che è una delle nostre priorità, sicuramente essere noi i soggetti principali sul territorio che portano avanti le gare olimpiche piuttosto che altri eventi internazionali e nazionali, penso che sia assolutamente una priorità. Quindi la creazione di un comitato olimpico, penso che sia un comitato organizzatore, penso che sia una necessità. Certo, lo sarà anche il comitato olimpico, perché bisognerà costituire anche quello. Anche per voi qualche domanda dal pubblico, ma non vi spaventate, cercheremo insieme di capire che cosa ci viene chiesto. Subito la linea ad Alessandra. Alessandra, chi ci scrive? Grazie. Sì, ecco
proposito di priorità, la nostra collega Katia Colturi chiede ad entrambi: il tempo per la messa a punto delle opere infrastrutturali dei siti, come già accennato prima dalla dottoressa Cavazzi, è tiranno. Dunque, quale sarà la priorità? Prego. Ce lo diceva prima, la priorità sarà non perdere un minuto di tempo. La priorità sarà quindi invitiamo tutti a votare per questo motivo anche. Non bisogna perdere tempo, bisogna assolutamente essere subito operativi e portare avanti tutti i progetti che servono. Sono pienamente d'accordo ovviamente con quanto appena detto da Samantha, infatti la vocazione di questo gruppo, qualora avesse la possibilità di amministrare, sarà quello di essere molto reattivo e proattivo, e quindi in maniera tale da diventare immediatamente un punto di riferimento per tutti gli enti preposti, per intavolare immediatamente tutti i confronti e le azioni necessarie in maniera tale da diventare subito operativi. Abbiamo un'altra domanda? Sì, è proprio per Nicolò Sertorelli, sempre da parte di Katia. Scrive: Bormio.5 anche come 5 i comuni dell'Alta Valle, dunque Bormio, Val di Sotto, Val di Dentro, Valfurva e Livigno. Quanto reputa importante la coesione e la collaborazione fra i comuni? Beh, direi che è fondamentale, il 5 veramente racchiude un sacco di aspetti, uno dei principi ispiratori di questo gruppo è stata proprio la comprensorialità, quindi l'allargare i confini è per noi assolutamente una priorità, il dialogare con tutte le altre amministrazioni è veramente un aspetto prioritario, quindi ci aspettiamo in questo senso apertura da parte di tutti, perché crediamo che sia l'unica strada per crescere e sviluppare il territorio. Naturalmente includiamo anche Sondalo nel territorio della Comunità Montana, Comunità Montana che avrà un ruolo importante, ma di cui parleremo probabilmente in un prossimo incontro. Importante però parlare, perlomeno sentire il vostro parere anche su un altro importante passaggio, che è quello del comprensorio sciistico degli impianti di risalita. Che idea vi siete fatti come amministrazione e che idea avete in proposito? Chiedo a Nicola Sertorelli. Lo sviluppo del comprensorio sciistico è assolutamente una priorità fondamentale e un obiettivo vero e proprio di questo gruppo. Siamo consapevoli dell'importanza appunto degli impianti di risalita relativamente allo sviluppo sia del turismo invernale, collegato ovviamente allo sci alpino, sia del turismo estivo, che è sempre in maggiore crescita, collegato poi ad attività quali il trekking, la mountain bike. Proprio la consapevolezza dell'importanza degli impianti di risalita per l'ecosistema delle nostre stazioni turistiche ha reso fondamentale e questo uno tra gli obiettivi principali di questo gruppo, il quale vuole, qualora avrà la possibilità ovviamente di amministrare, rendere possibile fare tutto il possibile per sviluppare tutti quegli aspetti a livello di contatti con gli enti preposti, che possono essere dalla comunità montana, provincia, regione, parco nazionale, piuttosto che organi sovranazionali, per fare in modo che vengano portate a termine e realizzate tutte le opere di cui necessitiamo. In particolare si parla, e andiamo in concreto, dei collegamenti sciistici, quindi con le stazioni limitrofe, quindi da un lato verso Santa Caterina e dall'altro verso l'area di San Colombano. Sappiamo che sono obiettivi fondamentali che da un punto di vista ingegneristico sono già stati ben delineati, quindi da un punto di vista pratico esiste già un piano, che è il piano Gasser, che indica già chiaramente quali siano i passi da fare. Sappiamo bene che poi questo è il mondo
ideale, nel mondo reale esistono anche delle difficoltà dovute a vincoli di tipo nazionale, talvolta sovranazionale, il quale comunque siamo ovviamente predisposti ad affrontare in qualsiasi modo. In questo senso il tema olimpico viene veramente in nostro aiuto per diverse ragioni. Ovviamente l'obiettivo olimpico ci aiuta ad andare in quella direzione, sia per quanto riguarda le risorse che speriamo, ci auguriamo tutti che arrivino, ma anche in termini di sviluppo e di superamento di tutti quei vincoli burocratico-amministrativi che ci troveremo ad affrontare, la presenza di un commissario straordinario, ci auguriamo, possa velocizzare tutto l'iter amministrativo in maniera tale da poter portare queste opere a compimento. Sappiamo che non sarà un obiettivo semplice, che è una sfida veramente importante, ma possiamo definirci tutto tranne che rinunciatari. E quale potrebbe essere il primo passo da questo punto di vista? La prima connessione quale dovrebbe essere secondo lei? Ma quando prima ci siamo detti che qualora avessimo la possibilità di amministrare dovremmo essere veramente molto reattivi e proattivi, intendevo proprio nel fatto di prendere in mano immediatamente la situazione, avere accesso anche a tutte le documentazioni che ci permetterebbero di capire qual è lo status quo, quali sono i passi che sono stati fatti e a quel punto prendere contatti ovviamente con tutti gli enti preposti per fare i passaggi successivi. Bene. Cosa potrà fare secondo lei l'amministrazione per ridare slancio, per riprogrammare le strategie turistiche? Che cosa avete inserito nel vostro programma? Quale viaggio organizzerà, visto che è un agente di viaggio? Il primo passo sarà quello di creare un assessorato che si dedicherà al turismo. Diciamo che questo è mancato in questi ultimi anni e pensiamo che sia veramente fondamentale. Sicuramente ci saranno dei passaggi a livello organizzativo, come abbiamo accennato prima, che vanno affrontati e vanno organizzati, direi, il discorso del direttore di stazione, direttore di località, e diciamo poi di progetti a livello turistico ce ne sono tanti. Diciamo che Bormio è sempre stata rinomata, ha sempre tenuto lo slogan lo sci 12 mesi all'anno, quindi la valorizzazione del Passo dello Stelvio, la valorizzazione senz'altro ancora del turismo in bicicletta, sia di road bike che di mountain bike. Diciamo che il turismo esperienziale, creare esperienze nuove per i turisti, diciamo che di progetti ce ne sono tanti sicuramente. Quale dovrebbe essere la priorità? La priorità penso che sia a livello organizzativo, quindi la struttura organizzativa e il direttore di stazione, oltre ai passaggi per le Olimpiadi. Il ruolo quindi comunale è quello di definire le linee strategiche. Esatto, la definizione delle linee strategiche non si sovrapporrà mai a quello che è l'imprenditore o le realtà associative del territorio, però io dico sempre deve essere facilitatore sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici e sicuramente anche traino. Oltre al comprensorio sciistico e quindi al collegamento, quindi immagino anche a uno sviluppo dell'area sciabile, che cos'altro avete in mente? Beh, allora, i temi sul tavolo sono veramente tanti, alcuni hanno tuttavia un peso specifico maggiore. Uno sicuramente riguarda la valorizzazione della strada dello Stelvio, del Passo dello Stelvio. Questo è un valore aggiunto che già abbiamo molto grande, è una località, è un brand rinomatissimo che già attira tantissimi turisti, che ha però possibilità
di essere maggiormente qualificato e soprattutto valorizzato. Sappiamo bene che il passo solamente in parte è sul territorio di Bormio, quindi significa creare una maggior collaborazione, maggior intesa con i nostri vicini di casa, quindi con la provincia autonoma di Bolzano, e proprio in questo senso è proprio in questi mesi in atto la costituzione di una società costituita dalla Regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano, Passo Stelvio SRL, partecipata poi anche nel comitato consultivo dal lato della Val Monastero, insomma, per avere tutti i versanti presenti, società che permetterà di dialogare e soprattutto di andare oltre gli ostacoli, o meglio i confini non solo territoriali ma anche istituzionali che oggi ci sono sul territorio, e quindi questo ci permetterà di portare avanti tutte le attività di riqualificazione della strada e di creazione di servizi al passo. In particolare il miglioramento, insomma, di tutto questo ha un preciso scopo, che è un obiettivo molto ambizioso, ma è quello di portare e far maturare, insomma, il Valico dello Stelvio per la candidatura a patrimonio dell'UNESCO. Sappiamo che questo è un obiettivo molto molto ambizioso, ma è altrettanto importante per dare ulteriore prestigio e valorizzazione al nostro territorio. Altro tema caro a Bormio, e non solo a Bormio, quello del settore termale, quindi del turismo termale. È ancora un settore importante, trainante? Direi assolutamente sì, non tanto il settore termale in sé, ma il prodotto termale che viene offerto agli ospiti, che sono ospiti che vengono a sciare, che sono i turisti che vengono semplicemente a fare il congresso, oppure gli ospiti che vengono a fare i giri in biciclette e la sera si rilassano nell'acqua calda delle terme. Assolutamente una valorizzazione delle terme e uno sviluppo anche della struttura, un ammodernamento sicuramente che è già in progetto, questo forse è un progetto di quelli veramente concreti, è sicuramente auspicabile. Si occupa di viaggi e, tra le sue attività, quali sono le prospettive per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri? Allora, se qualcuno ci avesse detto l'anno scorso che avremmo chiuso, non ci avremmo mai creduto. Penso che quello che è successo è stata veramente una situazione inimmaginabile. Per ritornare all'era pre-Covid ci vorrà qualche anno, sicuramente, non è immediato. Il turismo italiano ci ha dato riscontro subito, già da quest'estate, che è stato molto presente. Probabilmente anche la chiusura dei confini è stata in aiuto in questo senso, quindi direi che dobbiamo aspettarci molta più clientela italiana, qualche straniero soprattutto di prossimità. Siamo anche abbastanza fortunati perché abbiamo mercati che ci raggiungono con l'auto, che sono abbastanza importanti. Bisognerà aspettare ancora qualche anno. Devo dire che quest'estate molti clienti italiani, qualche cliente straniero si è visto comunque, quindi è stato piacevole, è stato molto carino anche importante rincontrarli. Torneremo presto a viaggiare? Anche quello noi ce lo auguriamo tutti. Speriamo. Comunque siamo alle battute finali. Il sogno nel cassetto? Bella domanda. Tantissimi, certo che vedere il nostro territorio con tutti i progetti che abbiamo sul tavolo realizzati sarebbe tanta roba. Sogno nel cassetto, che è quello di riuscire a trasmettere l'emozione e l'entusiasmo che abbiamo noi anche a tutti i cittadini di Bormio e ai nostri figli e ai ragazzi, a cui dobbiamo in realtà pensare durante il nostro mandato, nel senso che anche queste Olimpiadi, anche le opere che facciamo non sono solo per noi, non sono da qui a qualche anno, ma lo saranno per il loro futuro. Nel caso, ovviamente,
scontato di elezione, quanto tempo dedicherà del suo all'attività di amministratore? Beh, innanzitutto dobbiamo raggiungere il quorum, quindi insomma ricordiamo a tutti l'importanza di andare a votare ovviamente, dopodiché faccio l'imprenditore, quindi ho comunque giornate molto impegnate, ho deciso comunque di intraprendere questo percorso con un ruolo da consigliere, quindi magari non un ruolo di prima fascia, ma sicuramente cercherò di dedicare tutto il tempo necessario, specialmente in determinati periodi dell'anno dove anche le mie attività lo permettono. Mi piace tutto il tempo necessario. Sappiamo che sarà molto impegnativo in realtà. A chi oggi è scettico anche rispetto alla vostra candidatura, che cosa volete dire per convincerli anche della bontà della vostra proposta, ma anche della necessità insomma di esserci? Penso che sia veramente un atto di responsabilità in questo momento, non solo indipendentemente a chi può piacere o non piacere la persona, i candidati, quindi mi rivolgo soprattutto a questo senso, che a un senso civico che veramente in questo momento è molto importante. Io credo che la fiducia che possa essere data a questo gruppo, indipendentemente dalle persone che ne fanno parte, debba essere riposta nelle competenze. E questo è stato uno dei principali fattori che mi ha spinto poi a dare il mio contributo, a mettermi in gioco e a dedicare, come ha detto Samantha, tutto il tempo necessario, perché è un gruppo ben strutturato, come abbiamo detto all'inizio, con le idee molto chiare, che vuole in assoluta buona fede cercare di fare il bene del territorio in cui viviamo, e farlo attraverso competenze ben specifiche, quindi ognuno si occuperà di temi a lui più cari, in maniera tale da rendere ogni attività ed ogni azione più proficua possibile. Mercoledì prossimo ospiteremo altri due candidati nei nostri studi, anzi altri quattro candidati nei nostri studi, e continueremo a parlare di Bormio e del futuro di Bormio. Ma sappiamo avete già in programma un'attività intensa di presentazioni per farvi conoscere. Volete ricordare i vostri prossimi appuntamenti? Allora, il primo appuntamento sarà domani sera. Devo dire che la tecnologia aiuta molto, quindi sarà anche in diretta Facebook. Abbiamo fatto già una presentazione appena depositata la lista, anche quella è andata in diretta a Facebook ed è stata molto seguita. Lo stesso ci sarà la prossima settimana. Abbiamo sempre tenuto i giovedì come i nostri incontri in fase pre-candidatura. Abbiamo deciso di mantenere sempre il giovedì come serata base, appuntamento pubblica, esatto. Bene. Faremo verso la fine invece una serata in piazza. Ecco, e naturalmente anche noi avremo una serata poi conclusiva dove incontreremo nuovamente il candidato a sindaco Silvia Cavazzi, che sarà ospite nei nostri studi con il candidato sindaco di Livigno Remo Galli. Non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, Nicolò. Grazie. Sertorelli. Grazie a te, è stato un piacere. È stato un piacere anche per me, grazie Samantha. Grazie Antonioli. Mille, buonasera. Naturalmente ringraziamo anche il leader del gruppo, il candidato a sindaco Silvia Cavazzi, tutti voi da casa che avete seguito il programma, la nostra regia, il nostro team. Grazie a tutti. Speciale elezioni amministrative torna domani sera, sempre in diretta da Piazza Placheda, a partire dalle ore 21, per parlare ancora di Livigno. Grazie e buonanotte.